Fernando Hernandez, una battaglia infinita come probabilmente forse non vi aspettavate neanche voi. Ah, incredibile, pensavo io che era una partita un po' rilassata, no? E per questa ragione noi iniziamo il primo, anche il secondo set un po' così così. Dopo ritroviamo il nostro ritmo, il ritmo che abbiamo fatto sempre quando allenamo, che allenamo troppo forte, che questo è l'importante. E adesso abbiamo vinto, ma non siamo così così molto contenti. Adesso dobbiamo fare qualcuna cosa in allenamento perché questo no, come si dice, non succeda di nuovo. Ci sono stati forse troppi alti e bassi, quello su cui dovete lavorare probabilmente anche il ritmo? Sì, questo è così quando c'è una squadra che arriva, una squadra titolare, dopo arriva l'altra, per quello che Marshall sta giocando di straniero, e quindi non troviamo un ritmo così così sempre, no? Ma penso che piano piano se può migliorare, e lo più importante è che avevamo vinto questa partita, che sempre qua in questo palazzetto la gente bisogna di questa vittoria. Per quanto ti riguarda sei partito male al servizio, nel primo set hai sbagliato 5 battute su 6, nel secondo invece avevi spaccato il set, sei andato in battuta che Milano vinceva 14-10, sei uscito col 18-14, un set che poi però avete perso, alla fine comunque 39 punti per te. Io penso che come alleniamo, no? Perché noi alleniamo così così, sono gli allenamenti che siamo insieme, gli altri allenamenti che siamo 6 o 7 perché la gente deve gestirsi, no? E penso che per quello dobbiamo allenare più forte, più costante, e penso che così si può fare meglio. Io sempre vado forte, se è valido o non è valido, la gente che sta fuori, io vado sempre così. E quindi sono le volte che rientra, sono le volte che no, ma io sempre sono sicuro di fare il punto. Adesso potete riposarvi pochissimo, già martedì siete a Sora. Sì, bueno, io adesso devo recuperarmi di questo qua, aspetto che solo si sia una contrattura muscolare, facciamo qualche massaggio con il fisio e riprendiamo l'allenamento per giocare con Sora martedì.